Se avete l'impressione che in questo video sarò un po' strana, è perché c'è la gente che mi guarda in questo momento. Un giorno capirete. Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, il video di questa domenica è ispirato da una conversazione che ho fatto con Alberto a letto dopo un'illuminazione che ho avuto perché mi sono detta: mi è venuta in mente questa cosa che ho studiato all'università, quindi è passato un po' di tempo, di questa gerarchia dei bisogni. E penso che mi sia venuto in mente perché stavo cercando di spiegargli come mai faccio fatica a fare certe cose, tipo essere creativa, perché ho dei bisogni più urgenti che prendono la mia attenzione. E quindi niente, ho fatto questo collegamento e mi sono detta: cavoli, ma questa cosa esiste nella mia testa, devo andare a ritrovarla. Ehi, è Maslow, mi sono ricordata pure il nome. E allora sono andata subito a googlare e a cercarmi, sono detta: ah, cavoli, è vero, esiste questa cosa che si chiama la piramide barra gerarchia di Maslow, dove praticamente lui parla dei bisogni umani e di come questi motivano le persone ad agire in un modo o in un altro. Cerco di spiegarvelo nella maniera più semplice possibile e poi arriviamo al punto. Secondo Maslow ci sono praticamente 5 livelli, questa piramide. Adesso vi metterò un'immagine da qualche parte così potete capire, e in pratica le persone devono soddisfare questi bisogni in ordine, dall'1 al 2 al 3 al 4 al 5. Poi negli anni successivi ha aggiunto qualche scala, ma ne parliamo dopo. Se vedete luci e ombre strane è perché c'è qualcuno qua dietro. Il primo livello sono i bisogni fisiologici, quindi respirare, mangiare, bere, essere al riparo, essere al caldo, riposare, dormire e riprodursi. In pratica una persona deve avere queste cose sistemate per poter pensare al livello successivo, quindi per esempio se avete fame è normale che non riuscirete a pensare a fare altre cose, perché quella è proprio una cosa base dell'essere umano che deve essere soddisfatta per poter passare appunto al punto successivo. Il secondo livello è il bisogno di sicurezza. Sicurezza significa tante cose, nel senso essere proprio al sicuro, protetti, riparati dagli elementi naturali, protetti dalla legge, protetti anche a livello economico, quindi avere una certa stabilità e tranquillità e serenità e diciamo la libertà dalla paura. Insomma, ok, hai riempito la pancia, però magari non hai un lavoro e quindi non sai come arrivare a fine mese. Chiaramente quella è un'urgenza di cui ti devi occupare per poter pensare ad altre cose più in alto nella scala. Questi due primi bisogni si chiamano bisogni base. Si passa poi al terzo punto, ovvero il bisogno di amore e appartenenza. E questo include tutto, nel senso amici, relazioni romantiche, la famiglia, tutto quello che comprende intimità, fiducia, una relazione intima, quindi. Anche quindi dei rapporti sessuali più intimi, con una connessione più profonda. Il quarto punto riguarda il bisogno di autostima. Questo che cosa significa? Diciamo tutto quello che ci dà valore a noi stessi, da noi stessi, ma anche agli occhi degli altri, quindi un certo prestigio, una realizzazione personale, avere uno status, insomma. Il terzo e quarto punto sono detti dei bisogni psicologici, perché quindi riguardano più la parte mentale. Queste prime quattro scale sono dette dei bisogni da carenza, nel senso che ti motivano perché mancano. Se manca cibo nel tuo stomaco, il tuo stomaco si farà sentire come me in questo momento e vi dirà: ehi, riempitemi! Se vi sentite soli perché magari non avete amici e la vostra famiglia è lontana, quello è un bisogno d'amore che appunto manca in questo momento in voi. E questo ci porta alla punta della piramide, ovvero il quinto punto, che è l'unico che si basa su un'esigenza di crescita. Il quinto bisogno, però, in realtà non so neanche se chiamarlo veramente bisogno, è arrivare alla realizzazione, quindi potersi dedicare al proprio sviluppo personale, alla creatività, a tutto quello che ci espande come persone. Anche qua, come potete ben immaginare, se non avete dove dormire, non avete acqua da bere, siete in crisi per tutto, è ovvio che non potrete dedicarvi a migliorare il vostro carattere o a dedicarvi all'arte, perché appunto ci sono dei bisogni che hanno la priorità. Ah, passiamo al punto un pochino triste. E allora, Maslow purtroppo dice che soltanto una persona su 100 raggiunge il livello 5, vuol dire che la maggior parte di noi è bloccata sotto. Io mi sento decisamente bloccata più giù. Prima di passare alle mie considerazioni personali sulla cosa, che sono tante, volevo dirvi che qualche anno dopo, in realtà tipo una trentina di anni dopo, Maslow decide di aggiungere qualche punto perché si è reso conto che mancavano delle cose importanti. In realtà non sono forse essenziali come le altre, però fanno la differenza. Più in alto del bisogno di autostima c'è il bisogno cognitivo, ovvero il bisogno di comprendere, di dare un significato, di avere conoscenze e di esplorare. E ancora più in alto i bisogni estetici, ovvero l'apprezzamento e la ricerca della bellezza e dell'equilibrio, che può sembrare appunto una cosa un po' superficiale,
però secondo me arrivati a quel punto della piramide ci sta. E più in alto di tutto c'è il bisogno di trascendenza, che è una cosa che ho trovato in altri schemi, ovvero che al punto più alto c'è una sorta di bisogno spirituale, di andare oltre tutto quanto. Anche se lui lo definisce più che altro come un aiutare gli altri a raggiungere lo stesso livello di realizzazione che avete raggiunto voi. Tutta questa papardella psicologica per dirvi che cosa, mi ritrovo molto in questo schema, ha veramente tanto senso e dà molto senso a molti miei problemi attuali. Senza entrare forse troppo nel dettaglio, anche se ormai, nel senso, siamo su Chantilly, quindi non ci sono limiti, però per esempio essere creativa è una cosa che io in questo momento vorrei tanto fare, sia per bisogno sia per un progetto che ho in ballo, e non ci riesco, è inutile. Quando hai certe questioni così pressanti del tipo oh mio Dio dove vivrò tra 2 mesi o come farò a mangiare, è difficile essere creativi, è difficile perché devi pensare a come sopravvivere prima di tutto, e quindi capisco veramente, cioè questa cosa dà proprio un senso e una forma al mio problema attuale. La creatività non è l'unico problema, diciamo, secondo me anche a livello intimo ci sono molte ragazze in particolare che magari non hanno voglia per un periodo o faticano ad avere un rapporto in momenti in cui sono particolarmente stressate, è una cosa che capita anche ad alcuni ragazzi, però è un pochino più raro, ed è una cosa che sto constatando molto anche io, nel senso avere la tua testa presa da certe questioni così importanti di sopravvivenza ti impedisce proprio di lasciarti andare e liberare un certo grado di spontaneità che ti permette quindi appunto di dare veramente la tua persona a un livello più alto, quindi appunto nell'arte ma anche nel sesso e in altre cose. E ecco, niente, questo era il mio discorso di oggi, come molte altre volte non ha avuto particolarmente senso, era semplicemente uno sfogo di quello che mi capita per la testa ultimamente, e grazie di capire e accettare che ultimamente sto parlando soltanto di queste cose, però è quello che mi passa nella testa e ho bisogno di condividerlo con voi, ma so che molti di voi capiranno, quindi aspetto con tanta ansia i vostri commenti qua sotto, fatemi sapere se è anche una cosa che sperimentate voi, sono sicura di sì, ma voglio le prove, voglio i dettagli, e basta, noi ci vediamo al prossimo video e statemi tutti bene. Vi auguro una magica giornata. Ciao. Finito. No, devo fare la copertina. La copertina, io faccio andare il video e mi metto in posa. Perché non riesco a farmi una foto da sola.